Adesso andrò a mostrare una combinazione o combo in inglese che a me è molto cara, è basata su tecniche molto corte e uno stile di jiu-jitsu essenziale che io amo adoperare con persone non debolissime a lottare, mettiamola così, un po' più esperte. Succede che quando sono in monta, che la tenga nel mio stile o in altri, quindi una monta abbastanza pesante, la gente che ha un po' esperienza comincia a spingerti la gamba perché vuole rimetterti in mezzaguardia. Da qui è molto difficile per me, se sto così, non essere ribaltato, attaccato da lui in tanti modi, perché la mezzaguardia è efficiente, mentre la montata è deleteria per lui. Quando le persone allontanano le mani verso le gambe, per spingermi a difendere o altro, io so che c'è sempre l'opportunità di attaccare la zona della gola e quindi eseguirò un Ezechiele, Sodeguruma Jime in giapponese, uno strangolamento effettuato afferrando il mio stesso gi, il mio stesso abito, in particolare la manica. Ci sono molti dettagli per cui li illustrerò. Quando io non vedo, io sento col tatto questo, non devo guardare perché qua lui è veloce a fare un sacco di cose. Perdo tempo, mi deconcentro, lo sento, semplicemente una questione di tatto. Quando sento la mano qui, io prendo la manica, quattro dita dentro, faccio scorrere il braccio dentro e gli spingo la faccia di là col palmo, mettendola sotto la pressione del bicipite e del pettorale. La mano entra dentro, oltre la trachea, non gli voglio fare uno strozzamento, ma uno strangolamento. Quando è qui, basta una leggerissima torsione dei polsi, con tutti gli strangolamenti, torsione dei polsi, avvicinamento delle braccia. Torsione dei polsi, avvicinamento, un po' come la tagliola che prende il povero animale. Quindi, quattro dita dentro, scorre, spingo la faccia, entro. Col carpo, cioè col polso, torco i polsi e strizzo. In questo caso si verifica un Ezechiele, uno strangolamento. Faccio rivedere. Spinge, lo facciamo molto lentamente. Quattro dita dentro, scorre. Qua io avrei difficoltà a arrivare. Ora c'ho più agio, spingo la faccia e la blocco la testa con la trazione in me. Questo entra dentro e Ezechiele. Quando si lotta con persone che da un po' che calcano la materassina, hanno l'istinto di andare a difendere questa mano che io uso. E questo arto, questo braccio che lui ha usato all'inizio per spingermi, lo porta qua. Quindi vanificando la mia possibilità di passare col taglio del polso e strangolare con l'Ezechiele e altri tipi di strangolamenti. Quando le mani sono qua non si strangola. Ma io so che questo lo espone a una tecnica velocissima e anche pericolosa per lui, che è la torsione del polso verso l'esterno, detta anche compressione del polso per differenziare dal mangiapacca o la torsione del polso. Quando sono qua e lui mette la mano dentro in questo spazio, io non posso più eseguire lo strangolamento. Altro dettaglio, adesso lascio, questo non posso tenerlo. Vado a controllare di nuovo il mento. Prendo le dita e le chiudo, le aggomitolo e metto il suo braccio contro il mio fianco, le mie anche, in maniera che si esegua. Se io non lo appoggio, scivola. Sono qua, lui ha messo la mano dentro, lascio, chiudo e ora mentre faccio gli addominali, boom, quindi stringo e tiro. Questo mette il polso, lo sottopone a una pressione enorme con pochissimi millimetri che ha di mobilità e deve battere per una leva al polso, detta anche compressione. Questo.